La Rai oggi ha due esponenti che ne parlano, due esponenti di picco. Il primo è Fazio su Repubblica e il secondo è sul Corriere della Sera Giletti. Leggetevi Giletti perché le sue cose, i suoi ragionamenti sugli stipendi e il tetto degli stipendi mi sembrano molto, ma molto ragionevoli. Io concordo con quello che dice Giletti, e cioè perché si devono pagare poco i dirigenti della Rai, per quale motivo in realtà è sbagliato questo tetto. Poi però vi leggete Fazio, che è animato dalla stessa identica idea, e cioè che è sbagliato tagliare gli stipendi, soprattutto il suo milionario. Ma la cosa con cui parte Fazio mi fa veramente venire il sangue al cervello. In questi mesi, intrusione della politica nella gestione della Rai. E no, e no, cazzo, e no, e no. Non mi sembra di aver visto una pagina intera di Repubblica per difendere, con Fazio che difende Giannini, collega suo di Repubblica. Quando viene fatto fuori da Renzi, quando viene martoriato da Renzi Talk Show. Non mi sembra di aver visto quella cacchio di pagina intera di Repubblica. Non metto io che non sconto nulla, ovviamente, ma mettiamo con virus. Ma pensiamo al suo collega Giannini, quando a Ballarò gli fanno fuori Ballarò. Vi ricordate questo scandalo dell'intrusione della politica? No, l'intrusione della politica c'è ora perché gli tagliano lo stipendio e non perché tagliano un programma che era sgradito a Renzi. Ma fatemi il piacere. Vedete, Fazio e il Conte Mascetti si vedono tutte le mattine, non tutte le mattine, hanno i figli nella stessa scuola e si chiudono nelle classi e fanno le loro riunioncine là nella loro scuola milanese dove si portano i figli insieme per manina a scuola e fanno bene. Sono tutti e due oggi preoccupati dell'intrusione della politica, essendo loro figli, no, più non Fazio, essendo il Conte Mascetti figlio della politica. Ha capito che Renzi non lo può più garantire, sta cercandosi un lavoro. E questa roba qua dell'intrusione della politica perché vogliono ridurre gli stipendi della Rai mi viene veramente l'orticaria, cioè il politicamente corretto, porca puttana. Leggete Giletti e lo condividerete al 100%, leggete Fazio e capite che ci deve essere l'intrusione della politica. Ora c'è l'intrusione della politica, ora se ne accorge.